cavolo! Io proprio non ci arrivo! Non so neanche... Dottor Hayward, io proprio non riesco a capire. Potrebbe dare un'occhiata? Sì, ci sei quasi. Davvero? Non mollare, ci sei quasi riuscito. Ma sto lavorando a questa cosa da 2 giorni interi e forse non ci posso arrivare. Simon, sei un ragazzo davvero brillante. Credimi, puoi farcela. Oh, lo crede davvero? Ci vediamo domani. Ah, non ce la faccio veramente più! Eccellente, è durato 2 minuti in più oggi. Simon, andiamo! Non riesco a superare il livello del castello di Glorp. Avevi detto che mi avresti aiutato tipo 2 ore fa. Perché ci metti così tanto? Oh, aspetta, guarda qui. Provo a capire qualcosa di questo programma da circa 2 giorni. È impossibile! Ma dai, quanto può essere difficile? Ah, eccolo il tuo problema, è ovvio. Questa roba è scritta dagli alieni. Ah, è davvero troppo. Il dottor Hayward pensa che il suo corso sia l'unico che abbiamo. Il dottor Hayward? Oh, certo, certo, io lo conosco. Eccetto che noi lo chiamiamo Re dei Nerd. Prima eravamo in 10 nella nostra classe. 10! Ora siamo rimasti in 2, io e Kevin. E Kevin è andato dal medico l'altro giorno per l'ulcera! L'ulcera! Ok, sai una cosa? Ora devi sbollire la rabbia. Allora, se il Re dei Nerd fosse qui adesso, che cosa gli diresti? Beh, io, ecco, potrei parlargli forse, insomma, del fatto che forse potrebbe darci un po' meno compiti qualche volta. Simon, non devi trattenerti, ok? Colpisci duro, amico, devi farti sentire! Brutto tiranno! Lei crede che l'informatica sia l'unico corso che ho? Questo non è un lavoro a tempo pieno per me! Lei se ne sta seduto tutto il giorno a cercare nuovi modi per torturarci! Tramando come uno squilibrato, quando in realtà lei non è altro che un presuntuoso vecchio ciarlatano! Sai una cosa? Hai ragione, Alvin! Mi sento molto meglio! Oh, questa roba è davvero forte, Simon! Che stai facendo? Beh, dicono che scrivere faccia bene, perciò ho appena scritto una mail al Re dei Nerd, in modo che tu possa... Alvin, ridammi subito il mio computer! Cosa? Aspetta, che cavolo ti prende? Non l'avrei inviata, stavo solo... l'avrei... Ciao, ragazzi! Come va? Sei stato tu! Ehi, non ho spinto io invio, sei stato tu! Ah, questo perché Theodore ha aperto la porta! Ridammelo! Oh, è terribile! Questo è davvero terribile! Non posso credere che... Oh no, aspetta un momento! Zucca pelata! Non ho detto zucca pelata! Oh, sì, beh, ecco, sì, hai ragione. Forse potrei averlo cambiato un po', ma... Andiamo, devi ammetterlo! Quel tizio ce l'ha la zucca pelata! E ora che cosa faccio? Ora che cosa faccio? Simon, rilassati! Domani gli dirai che sono stato io, ok? Non è un dramma! Beh, sai una cosa, Alvin? Invece è un dramma! Io ammiro molto il dottor Hayward! Volevo chiedergli una raccomandazione per il college! Volevo farmi aiutare a trovare il primo lavoro! Volevo chiedergli okay, di... Ok, basta con la lista! Ascolta! Se vuoi ritirare quell'email, entra nel suo computer e cancellala! Non ho intenzione di hackerare il suo computer! No, non è giusto! Simon, certo che è giusto! Tu hai scritto l'email, perciò è tua! Non è così? Esatto! Cerchi solo di riprendere qualcosa che ti appartiene! No, non funzionerà! Perché no? Perché è un genio informatico, ok? Nel poco tempo libero ha inventato un suo sistema di sicurezza! Davvero? Si chiama Sta Lontano, ok? Tutti i computer della scuola ce l'hanno! Perciò è ricco! Allora perché insegna nella nostra scuola, eh? Per condividere il sapere con noi, Alvin! Ora ascolta! L'unico modo per cancellare quell'email è stare fisicamente al computer del dottor Hayward a scuola! Che stai facendo? Andiamo a riprenderci la tua email!